Buongiorno a tutti, gente varia ed eventuale. Oggi volevo portarvi un video che parlava di invenzione e tecnologia. Invenzioni del passato che sono andate perse ed ancora oggi non riusciamo a replicare, o invenzioni dei giorni nostri che, per un motivo o per l'altro, ci siamo persi per strada. Detto questo, spero che il video vi piaccia e partiamo subito con la top. Mitridatium. Si tratta di un super antidoto capace di curare qualsiasi veleno. Re Mitridates IV creò il Mitridatium, un intruglio di 73 ingredienti capace di curare qualsiasi veleno, dagli scorpioni ai serpenti a qualsiasi altra cosa velenosa vi viene in mente. Dopo la morte del re, le popolazioni cominciarono a tradurre nelle loro lingue la ricetta di questa sorta di pozione magica. Ad ogni traduzione però la ricetta subiva piccole variazioni che piano piano andarono a influire sull'efficacia dell'antidoto, fino a renderlo completamente inutile. Fuoco greco. È ancora un mistero come una popolazione di più di 1300 anni fa riuscì a creare un'arma così potente. Praticamente era una miscela creata dai bizantini che veniva lanciata contro le navi avversarie in modo da carbonizzarle completamente. Pensate che si dice che dopo che le navi avevano finito di bruciare, questa miscela continuava a bruciare sopra l'acqua. La formula del fuoco greco era talmente segreta che la conoscevano soltanto l'imperatore e pochi artigiani specializzati. La formula era custodita talmente gelosamente che la legge puniva con la morte chiunque avesse osato divulgarla ai nemici. L'arma che ad oggi si avvicina di più al fuoco greco è il napalm, usato durante la guerra del Vietnam. Ad oggi però non siamo riusciti a riprodurre la formula con gli ingredienti dell'epoca. Raggio della morte di Tesla. Nel 1934 l'inventore ed ingegnere Nikola Tesla concepì un'invenzione in grado di cambiare l'intero mondo. Un'invenzione capace di proteggere intere nazioni da bombardamenti aerei o attacchi di guerra. L'Unione Sovietica mostrò molto interesse nell'invenzione di Tesla, che diceva di essere in grado di fondere realmente, aerei distanti più di 400 km usando un raggio a particelle cariche. Purtroppo, per fortuna, per mancanza di fondi, l'invenzione di Tesla non vide mai la luce e poco dopo la sua morte tutti i progetti di questo raggio scomparvero misteriosamente. Si sospetta che siano stati sequestrati dal Pentagono per impedire ad altre nazioni di sviluppare questa tecnologia. Acciaio di Damasco. Tra il XII e il XVIII secolo in Medio Oriente furono forgiate delle spade incredibili. C'è addirittura una leggenda che dice che queste spade fossero capaci di tagliare in due gli altri metalli. La particolarità delle spade di Damasco è dovuta a una specie di nanotecnologia antica che gli dà una particolare affilatura e resistenza. Purtroppo, quando i particolari materiali che si trovavano nelle zone di Damasco cominciarono a diminuire, i fabbri non riuscirono più a produrre spade simili con materiali differenti. E con la diminuzione dell'acciaio di Damasco si persero di conseguenza anche tutte quelle tecniche segrete usate per forgiare quei particolari tipi di spada. La chiappa nuvole. Negli anni 50 lo psicanalista austriaco Wilhelm Reich creò la chiappa nuvole, ovvero una macchina che consisteva in tubi di metallo puntati verso il cielo ed azionati grazie all'acqua. Tutto ciò serviva per controllare l'energia orgone, ovvero una sorta di energia cosmica che dovrebbe riuscire a controllare l'atmosfera. C'erano molti scettici riguardo all'invenzione di Reich, però questo nel 1953 li zitti tutti, facendo piovere sopra una fattoria e mettendo fine ad un periodo di siccità. La FDA, ovvero la Food and Drug Administration, un ente governativo americano, avendo paura delle modificazioni del clima che si potevano fare con la macchina di Reich, lo fece imprigionare e distrusse tutti i suoi lavori. Vitrum flexile. Nel primo secolo d.C. un vetraio romano creò vitrum flexile, ovvero un vetro che non poteva essere rotto. Gli storici dell'epoca scrivono che l'invenzione fu portata all'imperatore romano Tiberio, il quale prese la bottiglietta, la lanciò per terra senza riuscire a romperla. I romani però temettero che questa nuova invenzione potesse svalutare il valore dell'oro e dell'argento, così il suo inventore fu fatto decapitare prima che potesse condividere la sua invenzione con il resto del mondo. Nei secoli successivi sono stati fatti diversi tentativi per riprodurre quel vetro, però ancora ad oggi non siamo riusciti. La cosa più vicina che abbiamo è il plexiglass, che però è una plastica. Starlight, un'invenzione creata tra il 1970 e il 1980 dall'ex parrucchiere chimico dilettante Morris Ward. Si tratta di una plastica indistruttibile, isolante e resistente al calore. Da alcuni test eseguiti durante la trasmissione inglese Tomorrow's World, sembra che la Starlight possa resistere all'attacco di un raggio laser a ben 10.000 gradi centigradi. Inoltre, se avvolta intorno a un uovo, potrebbe mantenerlo freddo nonostante gli spariate contro una fiamma ossidrica e potrebbe resistere a esplosioni di ben 75 volte superiori a quelli della bomba di Hiroshima. Ma questo non credo che l'abbiano provato in trasmissione.
La NASA appena vide questa invenzione andò in visibilio pensando a tutto quello che poteva farne in ambito spaziale. Morris però non era disposto a rendere pubblica la formula della sua invenzione, anche perché rischiava di non essere giustamente ricompensato. Nel 2011 purtroppo Morris morì senza mai commercializzare la sua formula segreta. Gli scienziati provarono per anni e stanno provando tuttora a replicare la formula, ma ahimè ancora senza successo. Alcune indiscrezioni dicono che solo i familiari di Morris siano a conoscenza della reale formula, mentre altri dicono che la formulazione sia a conoscenza delle autorità militari britanniche messa sotto segretazione. Meccanismo di Antikythera. Nel 1900 un meccanismo simile a un computer fu trovato su una nave affondata a largo dell'isola di Antikythera, vicino alla Grecia. Il meccanismo è stato datato intorno all'anno 100 a.C. e per parecchie decine di anni ha fatto impazzire gli scienziati che proprio non riuscivano a capire a cosa servisse. All'inizio si credeva fosse tipo una specie di calcolatrice, poi in seguito, dopo vari studi e varie ricerche, si è scoperto, anzi si è abbastanza sicuri, che sia una specie di orologio astrale, in cui vengono indicate le posizioni delle stelle, della luna, del sole e dei vari pianeti. Ma come una macchina così complessa fu costruita più di 2000 anni fa rimane ancora un mistero. Pensate che per trovare un oggetto tecnologicamente così avanzato da poter essere paragonato a questo, bisogna aspettare l'Europa del 1500 con i primi orologi. Sloot Digital Coding System. Nei primi anni 90 un ingegnere olandese di nome Jan Sloot se ne uscì con una scoperta parecchio interessante, cioè un nuovo metodo di compressione dati con un fattore di compressione pari a 1 milione. Ciò significa che ad esempio si sarebbe potuto comprimere un film di 10 giga in 8 kilobyte senza perdere qualità. Molte persone dubitarono di questa invenzione, mentre gli investitori fecero una vera e propria guerra per aggiudicarsi l'invenzione. Dopo molte offerte la Philips, la famosissima azienda tecnologica, riuscì a strappare un accordo per firmare un contratto. Fortunatamente, il giorno prima di firmare il contratto, Sloot morì di attacco cardiaco e il floppy disk che conteneva i codici per codificare i dati andò perso. Nonostante mesi e mesi di ricerca, il floppy disk non venne mai trovato e così piano piano l'invenzione di Sloot venne dimenticata. Strumenti di Stradivari. Nel XVII secolo l'Italia fu il luogo dove presero forma i migliori violini mai costruiti dall'uomo. A costruirli furono gli liutai Antonio Stradivari e la sua famiglia, che produssero strumenti così ben fatti che ancora oggi la loro qualità rimane senza paragoni. Costruirono più di 1000 strumenti, tra viole, violini e violoncelli, però ad oggi rimangono integri solo 650 di questi. Purtroppo Stradivari ha passato la sua tecnica segreta ai suoi figli, che però morirono senza riuscire a tramandarla ai loro figli. Oggi ancora più di prima i violini di Stradivari valgono un casino. Pensate che nel 2011 ne fu battuto uno all'asta per 15 milioni di dollari. E che dire, per questo video era tutto. Come sempre spero che vi sia piaciuto. Se è così vi ricordo di lasciarmi un like, iscrivervi al canale, commentare e condividere il video per supportarmi. Inoltre volevo chiedervi, vi interesserebbe una top su Nikola Tesla? Perché durante le ricerche di questo video ho scoperto che era un personaggio veramente particolare e interessante. Sono sicuro che un video su di lui verrebbe una figata e ne rimarreste molto stupiti. Come sempre io vi ringrazio per la visione, un saluto a tutti e alla prossima!